Qua vicino alle moto, non è il cazzo me ne fo. Porco dio. Sei un coglione. Ma, scusi. Lei con la felpa blu, mi sente? Maglietto. Ah, ok. Vedo che c'è un bel... Salve. È droga quella. Vuoi provare davvero della roba buona? Sentiamo. Cos'è quella di erba uscito intanto? Boh. Ah, te fumi a cazzo. Io sono ubriaco. Salve, salve. Salve. È simpatico. Vieni con noi. Scusi. Scusi. No. Ciao, zio. Andiamo dentro, dai. Andiamo dentro. Vamonos. Salve. Istelo. Da quanto è in città? Da un paio di settimane. Ah, quindi è abbastanza. Guarda quanta gente c'è. Ci sono quelle di prima, ci sono quelle di prima. Vai, ballate, ballate. Prego, signore, questo glielo offre la casa. Salve. Davvero? Cosa mi offre? Cocaina? Ecco a lei. Ah, gin tonic, va bene comunque, grazie. Si sente niente. Capito. Passate la musica. Vedete la musica. Musica di merda. Non me lo farà accorgere. Che è successo? Ma questo non è un gin tonic, questo. Non sa di niente. Ma che succede? Oh, sono inciampato. Vieni forte, abusiamone. Rimanga a terra. No. Ci tengo. Buonasera. Begging you. La storia della moto, no? Abbiamo litigato. La storia della moto. Qua, signorina, venga. Aspetta, no, sono io. No, ti chiedo perdono, dai. Tranquillo, bello, tranquillo. L'importante è che hai capito. Sì, ma ci ho salito per sbaglio. Sì. Mamma mia, che pena. Voglio prendere questo coso. Chi è che ha detto che pena? Quello con i capelli gialli, tutto tuo. Penso... Capelli gialli? Ma sei daltonico, bello. No. Sono castani. Che pena cosa, strozzetto? No, che pena che lasciano sti cosi qua. Ah. Un po' di festa, amici. State buono. Grazie, bello. Non esagerare. Che fa lo spiego? Sono tornati quelli di prima, let's go. Salve. Sceriffo. Dov'è il socio? Eccomi. Io vedo il sangue. Socio, devo fare il parkour adesso. Capra pelle ti ha fatto. Che state facendo? Ho avuto l'idea. No. Ok, esatto, andiamo. Fai rose. Rose. Aspetta che... Quale rosa? Scendi da là che ti fai male. No. Aiuto! No, scusa. Rose. Sì, prendi. Volete rose? No, grazie. No, hello. Dai. Adesso ti dai il cartone con le rose sotto. Tutto per le vedere tonsille. Caro buona rosa, vendo rose. Buona rosa, ti do la mia rosa. Perché tutti scappano? No, vaccino. Ma non è sta. No, è vaccino. Volete una rosa, volete, ragazzi? No, noi non scegliamo a ricatto, noi vaccini. Ma dove volete una rosa? Non vaccineremo i nostri figli, non vaccineremo i nostri figli. Volete una rosa? No, vaccini. È morto mio nonno. No, vaccini. Tutto bene, sto un po' così. Dite di no ai vaccini, non vaccinatevi. Non vaccinatevi. Signorina. Stavo scherzando, fammi scendere. Dite di no ai vaccini, dite di no ai vaccini. Ma lì, un po' così. Ah, ok, già funzionare così dopo che quello ci pesta. Piove, nessuno. Piove, rosa. Scusami, signor procuratore, ma non era chiusa questa locale? Che ci fatta sta gente qua? Ci sono le guardie, piove. Ma maestro, ma lo sbuzzi fuori questo delle rose, la prego? La sette vuole qualcosa da bere? Ho sete di fama. Guarda che scimmioni arrabbiati. Permesso?
Guardi, io sono gay. Si vero. Mi dica. C'ho su scimmia. Ecco, vai a posto. Sì, sì. No, no, io sono qua che parlo con tanto non ve la dà. Minchia ragazzi, ma tu ti qua, porco, tre non ve la dà. No, se lo sulla destra, ti lascio. Poi vestito. Ma tu sulla destra, ragazzi. Non sento niente. No, signor Pierce. Ho detto un prendo. La serata chill. Quelli... Che cazzo, sei un malato. Spostate. La gente, oh, vi levate. Aia. La città dovrebbe contare su gente come lei. Benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Abbiamo una strage. Ragazzi, io sono il cazzo. Lo faccio uno. Aia, porca troia. Importante che non della la moto. Oh, 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 che cazzo fa? Non può. La gente caccia il taser. Pelato di merda, vieni qua, Simone Panetti dei Mistivali. Dall'audiovisio, vieni qua. Ti chiamo l'audiovisio, raga. Dall'audiovisio, vaffanculo, l'audiovisio di merda. Anche te, quell'audiovisio. Vaffanculo, sonzo, fermo il nome della legge. Ma stai zitto, te la legge che mi fate un pompino insieme. No, come ti permetti? Ti picchiamolo. Aia. Aiuto. Scusi, ho sbagliato, cameraman. No. Attacco dall'alto! Qualcuno ha delle medicine o qualcosa che... Vaffanculo, va. Non va. Bella moto. Di merda. Mi distruggo l'auto, aspetta un po'. Ragazzi, la pace è la via giusta, ragazzi. Io ma vada, aia. Ecco di nuovo mezza vita. No, porco dio. Mi dissocio. Penso. RTM. No, non toccare, mi stai toccando pacco. Ho qualcuno che mi ha polizia per favore. Si sta gonfiando tutto. No. Parla di livello del tuo. Vai, forse ci stiamo riuscendo. 8, 9. Sette, no, io vi lascio da solo e mi disturbo. No, 17. Mi spiace. No, ormai è già tutto gonfio lì. No. Si è eccitato. Non è vero. Aspetta, lo faccio passare, Aia. Ma che ha fatto questo? Abbiamo ucciso il socio qua. Ma che è stato a fare? Ha bevuto troppo. Ma che cazzo dice questo qua che mi sta abusando, mi sta prendendo il pacco? Grazie mille. Ah, lei è un dottore. Torno dentro a divertirlo. Vabbè, sì, non ci divertiva. Ma sei tecnoid? Andiamo a ballare sul palo in 20. No, niente. Ma sei tecnoid? No. Ti assomigli, te? Ma non mi trovi, ma non mi trovi. Ah no, sei Money, l'amico suo. No. Cazzo. No. Oddio! Aia! Scusi. Porca miseria, guarda come cazzo mi hai spinto. Fra, mi hai spinto forte, eh? Cazzi tuoi che ti fermi come un coglione per la strada. Fra, mi hai spinto forte. Oh, l'ho toccato. Zio, prima paghi te l'auto, testa di cazzo. Coglione, scimmia, coglione. Coglione, fa culo, tra di merda la povera. Non ti spacco la faccia. Ragazzi, aia. Aia. Dici. Sembrano modi? E cosa? A picchiarvi? Vabbè, ma siamo amici. Siete amici, ma in questo locale sì. Non devono succedere queste cose. Vabbè, infatti non siamo nel locale. Va bene, se nel parcheggio del locale, quindi non mi scassare la minchia, prendi nella tua macchina di merda. Non scassare la minchia? Macchina di merda, ma che ti lasci? Tanto. Poi zia Bassito, non ci conosciamo, nel senso. Sì, no, è vero, non ci conosciamo, però ti posso dire che se continui ancora rompe i miei coglioni. Ti picchi e ti tagli la testa. Bravo, dobbiamo metterla così. Non ti conosco, te l'hanno fatto un cazzo. Vuoi che ti tagli la testa? Ma non vuol dire, allora, fuori questo locale ti devi comportare. Fuori questo locale ti devi sapere. È ok, zio, non è che sto facendo un video con quelle cazzo di persone. Che cos'è che stavi facendo? Scusami?
Tiravo sotto le persone. Ma ho sentito VDM, che cos'è okay. VDM? È una droga, zio, vuoi provarla? Ok, facciamo allora che droga, fuori questo locale non se ne tocca, va bene? Infatti quindi se vuoi venire qua, in questo locale, entri, mangi, bevi, ti diverti, ma non devi guardare il cazzo fuori. Vabbè, buongiorno. Va bene. No, la droga. Non posso, no. Io sono cranco, porco di... Muoviti. Io dentro qua, nudi voglio essere. Muovi la coletta. Non è scusa, scusa, scusa. Volevo prendere il tuo dimmi. Collega. Scusa, dimmi. Non è che se vi ho detto che nel parcheggio vi dovete comportare bene, qua dentro potete fare il cazzo che vi vuole. Sta facendo nulla, zio. Ma veramente l'ho visto sui piedi tipo... Ok, sul bandone. No, perché c'era lo sa lui. Che cazzo vuol dire? Lo sa lui. È lui che fa il coglione. Vabbè, i coglioni girano sempre perché in due, no? vedevamo un pagliaccio che volava, quindi è lui che siete interessati, se fosse toccato del naso. Mazza che si impariò. Sì, Zeri. Sono molto simpatico. C'abbiamo un palco se vuoi. Chi è che c'hai? C'abbiamo un palco se vuoi. Vatti a prendere il naso rosso per fare il pagliaccio, dai. Bello, lavoro umile. Si guagna. Sì, infatti, lo lavori fare con i bambini, no. Lavori con i bambini, è una cosa bella. Lavori? Sì, sì, appunto. Che coglione. Che so io? Con un tatuaggio in semifede, ma non è nessuno, sì. Con giù. Beh, i capelli no. Ma i capelli fedezza per altro. Avete finito? Di cosa? Di rompere i coglioni? Mazza, guarda quanto è bravo, guarda quanto è bravo. Vabbè, noi andiamo a vedere il tizio che si esibisce. Buonasera, Dario. Cavolo. Dov'è Gold Roger qua? Ho perso Gold Roger. Oh? Ma? Ciao, caro. Ma io? Ciao. Perché? Bello il cappello. Grazie, grazie. Chi è? Ti stanno rapendo? Sì. Cosa succede qua? Vieni, non cerco un lavoro. Ma devo prendere da bere. Vai. Non mi cambio. Cioè, ma sei matto? Per la polizia, però. Tu stai prendendo da bere? Alcun lavoro. Ma no, fuori. Cioè, basta che ci pagano. Oh, sto scendo. Vai, faccia col colpo, dai, sbrigate, devi correre. Ma quello è Naruto. Rimuovi. Oh. Ok. No, però è l'unico bando disponibile. Dove devo andare? Che detto. Con calma. Sì. Ah no, aspetta, ho provato a... Aia. Non si fa nulla. Ma che è successo? Perché? Non ho soldi, eh. Devo salire sull'auto? Ah, ok. Dietro. Ah, vai, vado. Mettetegli le cinture. Ok, ti apro la porta, aspetta. Va bene, Massimo, va bene. Massimo. Ok, vai, scegli. A chi è che somiglia io? Oh, assomiglia a Fedez per i tatuaggi, mi hanno preso per il ci somiglio ancora a Fedez. Tatuaggi c'è calmo. Non è una domanda. Non è un insulto. Non è un insulto, forse ho voluto insultarti. Facciamo che da ora in poi, tutti che vi vedi in giro per strada, dovete portare rispetto a tutti, pure a chi non ve ne porta. Perché dal momento che voi iniziate a prendere in giro le persone, io vi taglio la testa a tutti e due. Mm-hmm. Facciamo così. Di succhiar cazzo, sì. La prossima volta che vi becco, fare una cosa del genere, oppure pensate di andare in polizia a raccontare uno che somiglia a Fedez, con i capelli rossi, mi ha minacciato. Mm. Vengo e vi ammazzo, va bene? Va bene. I locali sono cosa mia e lì ci vuole rispetto. Perché? Perché mi sei disconnesso? Per bannato. Ma che cazzata. Ok.